Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag. Questo è il tag del sonno. Io l'ho visto su due canali, il canale di Riccardo del canale True Colors e sul canale Sara Magic 15. Però, se non ho capito male, le ideatrici di questo tag sono Paola Style e Alessandra Diavoletta. Quindi io vi lascio in info box tutti i canali che ho citato. Questo è un tag che volevo fare già un po' di tempo fa perché è tantissimo tempo che l'ho visto su questi canali, poi mi era passato di mente. Oggi però l'ho recuperato e quindi vado a rispondere alle domande. La prima, hai il sonno leggero o dormi bene? Dunque, io ho il sonno leggero, però dormo bene, nel senso che mi sveglio facilmente se c'è rumore, se qualcuno si muove, se il mio compagno magari si gira nel letto, io mi sveglio, però poi mi riaddormento subito, quindi pur avendo il sonno leggero riesco a dormire bene. Seconda domanda, cosa ti viene più facile, addormentarti o svegliarti? Sicuramente svegliarmi. Io sono una persona che si sveglia senza nessun problema, anche se mi metto magari la sveglia perché ho qualche impegno, appena suona io mi alzo, quindi non ho assolutamente nessun problema, almeno per adesso, ad alzarmi e a svegliarmi. Il letto lo condividi preferibilmente con... Dunque, non so cosa intendano con preferibilmente. Io il letto lo condivido con il mio compagno. E stop, nel senso che non c'è un'altra persona con la quale lo vorrei condividere. Sono contenta di condividerlo con lui. Se la tua vita sentimentale fosse una musica, sarebbe... Se la mia vita sentimentale fosse una musica, credo che sarebbe una musica, dolce, delicata e profonda, perché così è la mia vita sentimentale. Io ho una relazione affettiva profonda perché comunque sono 22 anni quasi che stiamo insieme, quindi sicuramente è profonda, ma è anche dolce e delicata, non è fatta di cose aggressive o di cose negative, è una vita sentimentale molto, ben, come dire, ben piazzata perché comunque abbiamo la nostra modalità relazionale che abbiamo visto che funziona perché comunque fino adesso, e sono quasi 22 anni, come dicevo, ha funzionato così e va bene così. Però, insomma, è abbastanza dolce e delicata, non ci sono grossi scossoni dal punto di vista negativo. Ci sono ogni tanto degli scossoni, ma non sono mai così turbolenti. Ecco, non so bene come spiegarmi perché è una domanda un po' difficile, però diciamo che potrei paragonarla comunque a una musica dolce, delicata e profonda. Prossima domanda, di quante ore di sonno hai bisogno come minimo? Dunque, in passato sicuramente avevo bisogno di più ore di sonno, adesso diciamo che me ne bastano anche 6. Quando io ho dormito 6 ore di fila va bene perché il giorno dopo poi sono assolutamente tranquilla, riposata e non ho problemi particolari. Ovviamente se riesco a dormire di più, tanto meglio, però anche solo 6 ore ho visto che a volte sono più che sufficienti. Poi, cosa vorresti sognare più spesso? Dunque, io sono una persona che non si ricorda assolutamente i sogni che fa, quindi mi verrebbe da dire che non sogno mai, però in realtà non è vero perché tutti sogniamo tutte le notti qualche cosa, perché c'è quella famosa fase del sonno REM, che è quello durante il quale si sogna, però io i sogni non me li ricordo assolutamente. E quindi mi piacerebbe tanto sognare più spesso qualche cosa di bello, sicuramente. Ma se davvero dovessi scegliermi un sogno, mi piacerebbe sognare mia nonna, perché mio nonno un paio di volte da quando è morto l'ho sognato, anche se una volta è stato un sogno un po' strano, perché più che vedere la sua immagine ho sentito la sua voce, però è comunque stato un sogno di mio nonno. Mia nonna invece da quando è morta non l'ho mai sognata neanche una volta e mi piacerebbe almeno una volta sognare mia nonna. Cosa ti fa più contenta vedere la mattina appena sveglia? Il mio compagno, sicuramente il mio compagno. E se però il mio compagno non c'è perché magari è già andato in ufficio e io magari mi sono svegliata dopo di lui, quello che davvero più di tutto mi rende felice è sedermi al tavolo e vedere la colazione pronta, perché io devo assolutamente fare colazione come prima cosa al mattino. E pensate che io una volta non facevo colazione, non so
come sia stato possibile, ma sono arrivata quasi a 20 anni, 22, senza fare mai colazione. Poi le cose si sono completamente ribaltate perché ho bisogno prima di qualsiasi cosa di fare colazione e poi penso al resto. Quindi la colazione mi rende felice. Poi, vicino a cosa o a chi non vorresti mai svegliarti? Io non vorrei mai svegliarmi vicino a qualcuno che mi tratta male o che mi ha fatto del male, assolutamente questo non lo vorrei mai. Se parliamo invece di una cosa, non vorrei mai svegliarmi vicino ad un insetto o a un animale strano, di quelli pericolosi, di quelli magari che fanno senso, ecco, queste cose no, non le vorrei. Cosa riesce a rubarti il sonno? Dunque, le preoccupazioni, sicuramente le preoccupazioni mi rubano il sonno. Ma anche i pensieri positivi, perché se io ho qualcosa che voglio fare, che devo fare, che magari mi entusiasma e mi rende felice, mi toglie il sonno, perché comunque penso a quella cosa che devo fare, magari non vedo l'ora di farla e in qualche modo mi toglie il sonno perché continuo a pensarci. Quindi sia in senso positivo che negativo, in qualche modo sono dei pensieri che possono essere preoccupazioni oppure pensieri di qualcosa di bello, però comunque i pensieri mi tolgono il sonno. Qual è stato il luogo più scomodo dove hai dormito? In macchina. Il luogo più scomodo nel quale io ho dormito è stato in macchina, non tanto perché non avessi il mio letto dove andare a dormire, ma perché magari eravamo in viaggio, durante il tragitto io magari mi sono addormentata e quello è il luogo più scomodo nel quale io abbia dormito, perché se c'è un posto dove sono scomoda e dove dormo male è la macchina, quindi sicuramente quello. L'ultima domanda non chiede di taggare, però io comunque taggo tutti quelli che vogliono fare questo tag. Mi fa piacere se quando lo fate me lo dite nei commenti, così io vado a vedere il vostro tag. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.